quello che dicevo, innanzitutto fatemi fare complimenti a Treviso, al suo allenatore, ai suoi giocatori, perché sono stati un'avversaria leale, coraggiosa, intensa, che ci ha costretto a migliorare ulteriormente la qualità del nostro gioco per arrivare a una finale sulla quale oltre a me all'inizio della stagione non credeva nessuno. E fatemi ringraziare il pubblico che oggi ci ha fatto rivivere atmosfere. Io ho avuto la fortuna e l'onore di giocare un'Eurolega un quarto qui a Bologna e l'atmosfera era esattamente la stessa in termini di appoggio alla squadra, di incitamento anche nei momenti di sterilità, e di questo devo ringraziare il nostro pubblico, devo ringraziare la società per avermi dato l'opportunità in questi due anni di fare quello che mi ero messo in testa di fare, cioè me ne ero andato alla Fortitudo in una maniera che non mi era piaciuta e volevo contribuire a riportarla dove deve stare. Credo che con la collaborazione di Cristian Pavani, di Cesare Savigni, di Gianluca Moratori, di tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, credo di aver parzialmente compiuto quest'opera. Scherzando col presidente e con Pavani gli dicevo che mi pagano un po' di più degli altri, ma credo che insomma di essermi guadagnati. Fatemi fare i complimenti ai miei giocatori, perché sono stati di una solidità mentale incredibile. Il fatto che noi si finisca una partita così dura per la terza volta in questi playoff in quattro partite, mentre i nostri avversari vanno alla quinta, un grazie particolare a tutti i collaboratori, cioè a Raul Parisi, a Stefano Comuzzo, a Roberto Lopez, a Federico Politti, che hanno fatto un lavoro ciascuno nel proprio campo incredibile, ai medici, al fisioterapista che è qui, Luca Turone è qui dalla mattina alla sera per mettere nelle condizioni questi giocatori di giocare. Stiamo vivendo, credo, tutti quanti una bella storia. Sono riuscito addirittura a fare la pace con Paolo della Fossa, che era una roba praticamente impossibile, quindi vuol dire che siamo proprio al libro cuore, allo stato puro. Dispiace che una tra noi e l'altra finalista non giocherà in A1 nella 21, proprio mentre in un periodo in cui si sente di cessioni di titoli a squadre di A2 che non se lo sono meritata, ma che se la vogliono guadagnare con i soldi, non con la fatica. Perché onestamente io credo che noi e l'altra finalista, in un mondo normale, ci saremmo guadagnati la promozione. Per quanto riguarda me, facevo un calcolo oggi pomeriggio, sono alla 15ª finale della mia carriera, anche in paesi lontani da questo, con 8 squadre diverse, e sono contento perché mano a mano che invecchio e ingrasso l'ansia diminuisce e aumenta il divertimento, e questa è una cosa che soltanto l'età ti può dare. La gioia di stare ogni giorno con questi ragazzi, lavorarci duramente, insultarli, prenderli a sberle, però poi credo che qualche risultato si veda. Sono modestamente contento di essere arrivato davanti ai 3 allenatori che si sono guadagnati nell'ordine il titolo di primo, secondo e terzo allenatore dell'anno in questa categoria, cioè Eugenio Dalmasson, che ho l'onore di aver portato io a Trieste quando mi occupavo di quella società, Stefano Pilastrini e Paternoster. E adesso si continua, nel senso abbiamo un giorno libero, mercoledì ricominciamo con pesi e atletica, perché nella consapevolezza che qualunque delle due squadre andassimo ad affrontare, cioè Brescia e Scafati, sono due squadre più forti di noi, e non lo dico per fare pretattica, nel senso che noi oggi finiamo la partita grazie a grazie a un lavoro difensivo complessivo enorme, perché abbiamo tenuto la squadra che ha vinto la stagione regolare a 47 punti, e qui mi permetto di aprire una brevissima parentesi, e cioè che quando si gioca un campionato nella quale al termine della stagione regolare il primo va su, si fa un certo tipo di preparazione. Quando si fa
un campionato nel quale ci si gioca tutto nei playoff, si fa un altro tipo di preparazione, rischiando anche di essere criticati, ma ho la fortuna a 54 anni di non occuparmi delle critiche e di occuparmi dell'unica cosa che devo fare nel mio mestiere, cioè far crescere i giocatori, dare un'identità alla squadra e arrivare in forma nel momento opportuno, cosa che nella mia carriera ho fatto spesso. Adesso ribadisco, andiamo ad affrontare due squadre che sono strutturalmente più forti di noi, che hanno aggiunto nel finale mentre noi abbiamo tolto, noi abbiamo perso Flowers e Brescia ha aggiunto Moss, Scafati ha vinto la Coppa Italia, troveremo due campi caldi, però io credo, ribadisco, che finire questa gara 4 con un canestro di Carraretto dopo essere stati tenuti in piedi offensivamente parlando da Matteo Montano, credo sia un bel segnale. E poi soltanto mi permettetemi una piccola così digressione di natura pedagogica. Cioè, se c'è qualcuno che pensa che nella vita di una squadra tutto ciò che va oltre il buongiorno, buonasera, piuttosto che fai questo e il giocatore lo fa, vuol dire che non ha capito niente di sport. Quando si vive quotidianamente con questi giocatori molto più di quanto si sta con la propria famiglia, per come sono fatto io, che non sono abituato a dire ai giocatori, come fanno spesso molti miei colleghi, i giocatori sono tutti delle merde, io ho l'abitudine di affrontarli sempre di faccia. Questo significa che il rapporto è molto chiaro, perché se si tratterà una sberla la tiro, se c'è da dire a Daniel nell'intervallo di gara 3 a Treviso, sapendo che saremmo andati incontro a un disastro, perché nessuno si è accorto che noi abbiamo perso di 40, sono stati fatti dei romanzi grotteschi su almeno 45 a Treviso, ma nessuno ha detto, uno avesse detto che il secondo tempo a Treviso abbiamo giocato senza americani, nessuno, tutte interpretazioni psicopedagogiche, ma nessuno si è accorto che abbiamo giocato con 5 italiani per tutto il secondo tempo. Allora voglio dirvi, io sono abituato ad avere un rapporto con i miei giocatori molto franco, e molto franco significa anche tirare una bottiglia in testa a Teo Alibegovic qualche anno fa. Il che non significa che poi dopo io con Teo Alibegovic non mi abbracci ogni volta che ci incontriamo, perché la franchezza in questo mestiere io credo che paghi. Cioè non andare dal general manager, che vada dal presidente, che vada dal sindaco per dare una multa al giocatore. Se c'è da dare una multa al giocatore la do io, magari anche prima do anche un calcio al culo. Ma così siamo chiari e meno mediazioni ci sono nel rapporto tra me e la squadra, meglio è. Domande? Matteo, vinci tirando 30%? Però tenendo loro a 2 punti solo negli ultimi 5 minuti, quando raggiunti dopo un lungo inseguimento con la passione di giocare in casa dove vince il fatto oggi, poteva tremare il braccio, come si direbbe nel tennis, dimostra che questa squadra ha un'identità costruita in questo anno e mezzo solidissima, perché vedi, io assieme a Ciucci Devetak vengo da Città di Mare e so che nel momento, non sono mai andato in una barca in vita mia, ma so che nel momento del casino, nel momento della tempesta, bisogna sapere dove andare a prendersi. E questa è una squadra, adesso tutti diranno che, ma questa è una squadra di talento offensivo modesto. Non è un caso che attorno ad una squadra al talento offensivo modesto abbiamo messo i due migliori americani del campionato, cioè investendo anche, investendo, non spendendo. Aspetta, spendere, investire, io ho visto molte squadre che spendono, noi investiamo. E sfortuna ha voluto che uno dei migliori guardie del campionato, cioè un giocatore che ci ha portato 15-17 punti in mezzo alla stagione, si sia rotto due volte. E questo in qualche modo, sempre tornando a paragoni marittimi, ha costretto molti di questi ragazzi a imparare a nuotare venendo buttati giù dalla barca, no? Cioè, i bambini educati e di buona famiglia imparano a nuotare col maestro in piscina, quelli un po' meno danarosi vengono buttati in acqua e devono imparare a nuotare per forza. Molti dei nostri giocatori hanno dovuto fare così, però era importante, e questa è una cosa che ho avuto l'opportunità di costruire già dall'anno scorso, cioè che attorno a questa consapevolezza di essere limitati costruissimo un'identità forte, in un campionato del quale io conosco bene, perché l'ho frequentato da dirigente a Trieste, e i valori tecnici sono buoni, però i valori atletici sono non altissimi come in Serie A, per esempio. Adesso stiamo vedendo Milano che stritola Reggio Emilia fisicamente.
e su questo abbiamo imposto, cioè sulla condizione atletica migliore degli altri, grazie a uno dei migliori preparatori atletici con i quali ho mai lavorato in vita mia in 25 anni di carriera, che era a Parigi, che come tutte le persone miti ed educate non si è mai esposto facendosi fotografare, però è un mostro della preparazione atletica. Abbiamo convinto i giocatori a venire a luglio col caldo ad allenarsi due volte al giorno a 50 gradi all'ombra al Paladozzo. Cioè questo, credetemi, io non voglio essere presuntuoso, anche perché non ne ho motivo, ma se c'è un successo costruito, perché io questo reputo successo al di là di quello che potrà succedere in finale, se c'è un successo costruito, questo è costruito, pezzo per pezzo, grazie a una società che si è fidata dell'allenatore, di un allenatore che ha scelto dei collaboratori di qualità, perché senza collaboratori di qualità non si va da nessuna parte. E l'unica vera sfida che noi abbiamo vinto, dico noi perché Cesare Savini, Cristian Pavani e Gianluca Muratori e gli altri soci del Consiglio di Amministrazione, quando io gli dissi facciamo la Serie A2 con tutti i giocatori che erano in B2 più due americani, avrebbero potuto dirmi, senti Ciccio, la Fortitudo torna in Serie A dopo 5 anni particolarmente travagliati, adesso prendiamo i giocatori sui quali è stata costruita Verona, i giocatori sui quali è stata costruita Mantova, perché vogliamo essere sicuri di ottenere un certo tipo di risultato. Invece la scommessa che abbiamo giocato e vinto tutti assieme, società per prima, perché senza società serie come questa non c'è da nessuna parte, e allenatore che ha un minimo di qualità, anche se molto criticato in città, e che abbiamo scommesso sulla crescita, cioè sul fatto che dei giocatori dal passato nebuloso, attraverso il lavoro e attraverso la loro consapevolezza che attraverso il lavoro si può migliorare, si può costruire una realtà vincente come questa, passando attraverso Matera, passando attraverso Treviglio, perché a casa mia mi hanno sempre insegnato che nessuno nasce imparato, quelli che nascono imparati sono, non so, Giorgevic, Danilovic, ma che non frequentano la Serie A2 italiana, no? E credo che questa sia una scommessa vinta, e credo che sia anche una scommessa che ci darà vinta e un risultato che ci darà dei dividendi nel futuro. Nel senso che se un giocatore italiano ambizioso vuole migliorare giocando e allenandosi, sa che oltre a Trieste e Treviso c'è anche la Fortitudo Bologna, con tutto il fascino che questa società, questa città e questo pubblico hanno. Quindi io credo che questo, i dividendi di questo lavoro che abbiamo fatto assieme alla società li avremo a partire dall'anno prossimo, quando molti giovani giocatori chiederanno di venire qui, perché qui, vedi, c'è un unico criterio, cioè gioca chi è bravo, e gioca chi è bravo e chi serve alla squadra in quel momento attraverso la fatica, punto. Quindi quando uno viene qui disponibile a faticare e ha delle qualità, è quasi inevitabile che diventi, come sono diventati tanti giocatori in questa stagione, protagonista in un particolare momento dell'anno. Adesso ci godiamo un giorno libero, io metto il pilota automatico e vado a casa, perché probabilmente dormirò e guiderò contemporaneamente, e da mercoledì pomeriggio ricominciamo a fare l'unica cosa che siamo nelle condizioni di fare per cercare di vincere la finale e andare in A1, che è quella di allenarci molto duramente. Vai, Stefano. Su due cose, la prima è se si può parlare da ora, bisogna ancora aspettare la busta. La seconda è quando i spettatori prima hanno assenza, ha fatto un testo finito, forse uno dei primi che vediamo in questo Milano. Ma guarda, la busta io l'ho data a Olli perché sono un po', devo ammettere, uno dei miei molti limiti, e che sono un po' presuntuoso, cioè nel senso che non lo dico mai, ma penso di essere bravetto, nel senso che sono stato allenatore dell'anno nella VTB, sono stato allenatore dell'anno in Italia, ho allenato la squadra nazionale, insomma ho la presunzione a 54 anni di essere diventato bravino. E quindi avevo la presunzione di pensare che con lo staff che avevamo costruito, che è uno staff che può fare l'Eurolega domani mattina, tranne l'allenatore che è molto criticato a Bologna, ma diciamo dagli assistenti in poi possiamo fare l'Eurolega a Bologna facile,
il lavoro di scouting video che ha fatto stamattina, che hanno fatto stamattina Federico Politti e Roberto Lopez, che hanno presentato la squadra con mezzi tecnici importanti, ma adesso chiederò a Pavani di spendere ancora di più per mettere i nostri assistenti nelle condizioni di lavorare meglio, era una roba da rimanere a bocca aperta. E per esempio questo è una delle tante cose che i giocatori non possono non apprezzare, capisci? Nel senso che quando tu sai anche quante volte un avversario va a pisciare durante la giornata e non puoi dire, cazzo, ma questo ha fatto fatica per mettermi nelle condizioni di sapere questo, allora io devo fare. E poi io con il, guarda, diciamo, questa è la 15ª finale con 8 squadre. Alleno da quando ho preso la Snyder in A2, siamo andati da 1 subito. Io quindi ho allenato diversi giocatori, ormai siamo più di 200-250, c'ho cattivi rapporti con due, con quali sono rimasti in cattivi rapporti, però percentualmente 2 su 250 sono pochissimi, perché con i miei 1000 limiti i giocatori hanno sempre capito che io lavoro, cerco di lavorare, mi sforzo di lavorare, e da quest'anno Pavani mi ha consentito di risparmiare un po' di energia mettendo a fianco a me un formidabile lavoratore di fondamentali, uno specialista di fondamentali individuali come Comuzzo. Non ci sono tanti su Tena 2 che quando tu vai dal tuo direttore generale dici, senti, tu mi paghi già molto, io avrei bisogno di un altro da pagare, da dargli la casa, perché bisogna fare, e lui mi ha detto, ma te non c'è problema, capito? Cioè, quindi io sono nelle condizioni di poter dire questo perché c'è stata una società nella persona di Cristian Pavani, ma ribadisco, Savini, che mi hanno detto, ma te hai bisogno di uno specialista, prendiamo. Però ribadisco, io credo, ho la presunzione di pensare che non ci sia stato nell'arco della stagione, io so che i soldi sono molto importanti e come ho sempre detto tutte le volte che mi è stato dato il compito di occuparmi della società anche come dirigente, l'ho fatto da Avellino e ho vinto una Coppa Italia e mi sono qualificato per l'Eurolega, cosa che non è successa molto spesso da Avellino. L'ho fatto a Trieste e dalla B2 siamo andati in A2 e l'ho fatto qui, ovviamente qui con competenze esclusivamente tecniche, e diciamo che anche qui abbiamo fatto un buon lavoro. Però io ho una profonda, netta distinzione tra i soldi spesi e i soldi investiti. Io credo che, ho la presunzione di pensare, che Cristian Pavani, che ogni volta che gli chiedo qualcosa gli vengono i brividi, anche lui come me perde poi i capelli che sono rimasti in testa, sappia che tutti i soldi che noi abbiamo chiesto sono stati soldi investiti, non spesi, perché hanno dato prodotto, nel senso che abbiamo Candy, miglior giocatore giovane del campionato, sul quale prima o dopo si scatenerà un'asta da parte delle grandi squadre, abbiamo dei giovani giocatori che vogliono venire, abbiamo tanti giocatori, se, ti faccio un esempio banale, se fossimo ancora nell'epoca dei cartellini, le plusvalenze che noi potremmo fare adesso su giocatori come Raucci, Italiano, sono enormi. Enormi. Il fatto che non esistano più i cartellini fa sì che molte agenzie si siano accorte del lavoro che abbiamo fatto, si siano accorte che siamo in una società che paga gli stipendi, facendo grande fatica per pagarli, perché non è facile pagare gli stipendi ogni mese a una squadra di pallacanestro. Però adesso abbiamo molti giovani giocatori che vogliono venire da noi, e questo credo sia una cosa importante, perché al di là della durata della mia presenza, quando sarò sommerso dalle critiche dovrò andarmene, ma la società rimarrà sempre una società con un marchio ben preciso, cioè una società che indipendentemente da quando l'anno prossimo si sia in A1 e in A2 è una società che fa crescere i giovani giocatori, e questo credo che in un momento nel quale i giocatori vengono usati come i Kleenex, cioè usa e getta, sia un marchio di fabbrica per una società che vuole rinascere senza avere alle spalle un plurimiliardario che foraggia gli aerei privati per trasferirli in Eurolega, credo sia l'unica strada da percorrere.